E così continua il burrascoso silenzio di Lewis Hamilton dopo il finale del mondiale di Formula 1 2021. Un silenzio iniziato con la non presenza del 7 volte campione del mondo alla conferenza stampa del post gara della tanto discussa Abu Dhabi e alla non presenza del gala di premiazione della FIA, che è una celebrazione che si fa tutti gli anni a mondiale ormai concluso. Un silenzio che è stato confermato anche da Toto Wolff, che però si era detto speranzoso del fatto che alla fine Lewis deciderà di rispettare ed onorare il contratto ormai firmato con la Mercedes fino al 2023. Adesso però, a più di una settimana dalla fine del mondiale, quelle che inizialmente sembravano solo voci di corridoio, con il silenzio di Lewis che continua a prorogarsi, diciamo che le voci si stanno facendo un po' più insistenti. Quindi Lewis Hamilton lascerà davvero la Formula 1? Ogni giorno che passa il suo silenzio continua e parla sempre di più. Finora l'unica apparizione che ha fatto dalla gara di Abu Dhabi fino ad oggi è stata recarsi al castello di Windsor, dove è stato nominato dal principe Carlo cavaliere, ma anche in quel caso non ha detto niente, zero dichiarazioni rilasciate, niente di niente. I media quindi hanno approfittato di questa situazione per diffondere una notizia bomba che si è riversata e diffusa completamente in tutto il mondo, e a mettere la ciliegina sulla torta è stato proprio il 7 volte campione del mondo a togliere il follow alla pagina Instagram ufficiale della Formula 1, cosa che è passata completamente tutt'altro che inosservata. Il prolungarsi quindi di questo silenzio e di questa situazione sta iniziando a preoccupare davvero i tifosi e gli appassionati della Formula 1, che iniziano sempre di più a concretizzare e realizzare un'idea di un 2022 senza l'alfiere della Mercedes in griglia. Ma iniziamo piano. Che cosa ha detto veramente Toto Wolff? Spero vivamente che Lewis continui a correre, perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Nelle ultime 4 gare è stato dominante, non c'era nemmeno un dubbio su chi potesse vincere la gara, e questo era degno di un titolo. Penso che come pilota il suo cuore gli suggerisca di continuare, perché è all'apice della carriera, ma dobbiamo superare il dolore che gli è stato inflitto domenica, anche perché è un uomo con valori chiari ed è difficile capire che è successo. Allora, se volete una mia opinione, secondo me alla fine Lewis Hamilton non si ritirerà, sta solamente facendo qualche capriccio per l'epilogo di Abu Dhabi e niente di più. Anche perché, se ci pensiamo un attimo, mi sembra difficile che smetta di correre a causa di un mondiale perso per sfortuna e che rinunci quindi definitivamente alla possibilità di superare Michael Schumacher in termini di titoli mondiali e di diventare quindi a sua volta il pilota più vincente della storia della Formula 1. Inoltre non possiamo nemmeno immaginare i vincoli legati al contratto con Mercedes e con i vari sponsor che lo legano alla Mercedes e alla Formula 1 fino al 2023. Poi uno come Lewis che abbandona con la coda fra le gambe, andarsene così, cioè no ragazzi, no. Almeno l'anno prossimo deve riprovarci, dai. Non ci credo che si ritiri dopo la prima sconfitta con il rischio di essere ricordato per quello che ha avuto paura di provarci. No. Lewis Hamilton, a mio parere, sarà in griglia nel 2022. Ma se si ritirasse, che cosa accadrebbe? Allora, mettiamo per assurdo che davvero Lewis Hamilton decida di ritirarsi e di non prendere quindi parte al mondiale di Formula 1 2022. Chi lo sostituirebbe? Allora, qua secondo me si aprono due strade, ok? Una un po' più plausibile, una un po' meno plausibile. La prima è che il posto lasciato quindi da Lewis Hamilton venga riempito da un Valtteri Bottas che viene richiamato dalla Mercedes per fare il secondo pilota a un emergente Russell, a cui si riverserebbero tutte le attenzioni per lo sviluppo della monoposto. Alfa Romeo quindi andrebbe a riempire il buco lasciato da Bottas, forse con Antonio Giovinazzi, che andrebbe quindi a fare compagnia a Zu, e poi tutto finito. Poi andiamo a vedere l'altra strada, quella che secondo me è molto fantasiosa e poco realistica, perché non dimentichiamoci che Bottas non è più un pilota Mercedes, ok? Ormai ha un contratto firmato con l'Alfa Romeo, che non è un sottoteam della Mercedes, è un sottoteam della Ferrari. Quindi magari Mercedes potrebbe anche richiamare Bottas, ma se Ferrari dovesse decidere, o Alfa Romeo comunque dovessero decidere di non lasciarlo andare, lo potrebbero fare benissimo, non devono rendere conto di niente alla Mercedes. Quindi se non lo volessero
Alfa o Ferrari, Bottas non si muoverebbe. E a quel punto la situazione si andrebbe a complicare ulteriormente, perché Mercedes, parlando per ipotesi e per logica, potrebbe andare a prendere o uno dei due piloti Aston Martin. Apro una parentesi, se Sebastian Vettel dovesse firmare per la Mercedes, probabilmente mi troverete in Piazza Duomo a Firenze in mutande a festeggiare. Lasciamo perdere. Oppure uno dei due piloti della Williams, Latifi, che dopo tutto il casino che ha combinato ad Abu Dhabi, non lo so, ecco, se lo chiamerebbero, o comunque Albon, che è un pilota che secondo me, per quanto ha dimostrato, merita tutt'altro che una Mercedes. O magari andare su un pilota della Formula 2, per esempio Piastri, che però sappiamo avere già un contratto come terzo pilota Alpine. Quindi diciamo che la situazione si andrebbe a complicare tanto. Poi in questi giorni si è parlato anche di un possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari, che andrebbe a licenziare Sainz. No ragazzi, cioè non sta né in cielo né in terra questa cosa, non ci ho mai creduto e mai ci crederò per il momento, perché cioè Lewis Hamilton, se veramente lasciasse la Mercedes, è perché andrebbe a ritirarsi. Cioè, chi glielo fa fare di lasciare la Mercedes, che è una sicura via per giocarsi il mondiale, per andare dove? In Ferrari, dove probabilmente non se lo giocherebbe nemmeno. Cioè, la vedo molto molto difficile, capite? Diciamo quindi che Mercedes preferirebbe non ritrovarsi in questa situazione e che terrebbe volentieri Lewis Hamilton, e credo anche che sia quello che accadrà, perché fondamentalmente Lewis Hamilton continuerà, ok? Non ci fate tanto la bocca, perché non si ritira. Non vi preoccupate, non si ritira. Comunque vi volevo dire anche che YouTube non è l'unica piattaforma dove esprimo i miei pareri e dove parlo di Formula 1, MotoGP, CIV, qualsiasi cosa mi passi per la testa, ma uso anche altre piattaforme come per esempio Instagram, Twitch, Facebook, Twitter. Tutti i miei link sono qua sotto in descrizione, ve li lascio. Inoltre vi invito anche a lasciare un commento qua sotto ed esprimere la vostra opinione, perché io ragazzi i commenti li leggo sempre, mi fa piacere che interagite e magari si formano le basi per creare una conversazione tra me e voi interessanti anche dal punto di vista della Formula 1, della MotoGP o di qualsiasi altra cosa vi passi per la testa. Voi scrivetela qua sotto. Infine ragazzi, vi faccio gli auguri di Buon Natale, perché comunque ormai è il 20 dicembre 2021, non so quando lo vedrete voi questo video, comunque è il 20 dicembre, mancano 4-5 giorni a Natale, quindi ragazzi ormai credo che questo sia l'ultimo video, a meno che non esca una notizia bomba da qui a sabato, che no, ma non credo sinceramente, credo che la situazione sotto le feste rimanga abbastanza abbottonata almeno fino a gennaio, quindi credo che questo sia l'ultimo video da qui a Natale. Detto questo signori, da me è tutto, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto o un non mi piace se il video non vi è piaciuto, magari scrivendo nei commenti la motivazione del perché avete lasciato non mi piace e magari una critica costruttiva su come potrei migliorare, perché ci sto veramente mettendo l'anima su questo canale, quindi se voi mi aiutate a migliorarlo sono ben contento, le critiche sono assolutamente ben accette. Detto questo, da me è tutto, noi ci vediamo prossimamente con altri video, ciao ragazzi.